Benvenuti nella sezione medievale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Oggi parleremo di un tesoretto monetale. I tesoretti erano gruzzoli di monete intenzionalmente nascosti già in età antica, poi non più recuperati. Questo tesoretto è costituito da 8 solidi in oro, riferibili agli imperatori bizantini Leone I, Zenone Isaurico, Anastasio I, regnanti tra V e VI secolo d.C. Sul diritto di ciascuna moneta è raffigurato il busto frontale dell'imperatore e la leggenda Dominus Noster, il nome dell'imperatore al di sotto del quale regno è avvenuto il conio, Perpetus Augustus. Sul rovescio è raffigurata invece una vittoria che reca in mano una croce e la dicitura Victoria Augustorum. Sono poi indicate le sigle riferibili alla officina di produzione, alla zecca, in questo caso Constantinopolis, e alla purezza del metallo, in questo caso Obrisum, cioè oro puro. Questo tesoretto fu rinvenuto nel 1915 a Taranto, in un terreno di proprietà del conte Pietro d'Ayala Valva, in un'area attualmente circoscrivibile all'attuale via Pitagora. Originariamente il tesoretto era composto da 32 monete. Il soprintendente, Quintino Quagliati, ottemperando alle leggi dell'epoca, lasciò la metà dei ritrovamenti ai legittimi proprietari del fondo. 16 monete furono quindi inviate al museo, ma nel corso degli anni ne andarono disperse 8. Il solidus era un nominale di oro dal peso di circa 4,5 grammi ed era la base del sistema economico del tempo. La purezza dell'oro e la stabilità del peso rappresentavano infatti un saldo di riferimento per le transazioni commerciali e garantivano anche forme di tesaurizzazione, come in questo caso. Potete ammirare questo tesoretto monetale nella sala 25 del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Vi aspettiamo!